10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Bene, sono volati tutti nella stessa direzione, che è stato deliberato. Con questo vento vanno lontano quest'anno. Bene, buona domenica a tutti, Vi ricordo il 9 toghe 3 meno un quarto che andiamo al santuario, il santuario di 3 se volete venire a giocare. Oggi la Chiesa italiana celebra la 35esima giornata per la vita e i vescovi ogni anno scrivono e diffondono un messaggio con un tema. Quest'anno il tema di questa 35esima giornata era per uscire dalla crisi diamo la vita, quindi la vita aiuta ad uscire dalla crisi. Quest'anno siamo come centro di aiuto alla vita, che ha sede qui nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Saronno. Abbiamo proposto questo messaggio e abbiamo proposto l'attività del nostro centro attraverso la vendita di primule e torte, il cui ricavato servirà per sostenere le attività del nostro centro. L'obiettivo che ci proponiamo è quello di difendere la vita umana dal suo concepimento, quindi dall'inizio, e tuteliamo, veniamo in aiuto di quelle mamme che per ragioni diverse, economiche o di solitudine, sarebbero costrette ad interrompere la loro gravidanza con la scelta dell'aborto, che è sempre una scelta molto dolorosa. Allora il centro di aiuto alla vita propone un'alternativa che è soprattutto un appoggio a livello di vicinanza umana oppure anche un sostegno economico fatto soprattutto di generi di prima necessità. E infatti presso il nostro centro si rivolgono mamme provenienti da tutto il circondario di Saronno che hanno bisogno di un aiuto per i loro bambini e noi forniamo dai pannolini al latte in polvere, alle pappe, gli omogenizzati, l'abbigliamento e poi carrozzine, passeggini, tutto il necessario per un bimbo, che tutto quello di cui un bimbo ha bisogno. E la nostra attività è un'attività che sostiene circa 200 famiglie del circondario che si rivolgono a noi. Siamo contenti di difendere la vita e i bambini che nascono sono il nostro più bel regalo per questo nostro impegno.